Buongiorno all'avvocato Giorgio Carta con Fanpage. Avvocato, lei si è occupato moltissimo delle vicende legate ai bombardamenti di vaccini a cui sono stati sottoposti i militari italiani. Negli ultimi giorni due sentenze importanti, una del TAR del Friuli e una della Corte d'Appello di Lecce. Cosa prevedono queste sentenze? Queste sentenze qui condannano l'amministrazione, una è un risarcimento del danno per quanto riguarda la morte di un militare, mentre la sentenza del TAR Trieste è importante perché annulla un provvedimento dell'amministrazione che aveva negato lo status di vittima del dovere a Francesco Rinaldelli, un ragazzo morto a 25 anni per effetto di vaccinazioni eccessive e una esposizione a agenti diciamo inquinanti, perché è stato assegnato alla vigilanza di un sito altamente inquinato, detto Marghera. Come cambia dopo questa sentenza, queste due sentenze, l'andamento dei processi che sono in corso? La condanna del Ministero della Salute nei confronti dei singoli danneggiati non è una novità. La novità sta nel fatto invece che nei confronti del Ministero della Difesa, come appunto ha fatto il TAR di Trieste, è obbligato a pronunciarsi su una questione che in un modo o nell'altro non viene mai presa in considerazione. Cioè il Ministero della Difesa aveva aperto la possibilità a risarcire i militari che erano stati a suo dire esposti al danno impoverito, ma in realtà è un dato nudo e crudo e ormai assodato che l'85% dei militari che sono ammati di tumori e di linfomi non sono mai stati all'estero, quindi non hanno mai avuto una contaminazione dell'anno impoverito. Anzi, la sentenza del TAR Trieste rammenta al Ministero della Difesa di avere esso stesso commissionato un progetto di studio. Questo progetto di studio, che ha durato circa 4 anni, aveva scritto che invece le cause di tanti tumori, troppi tumori, fosse probabilmente da ascrivere alla somministrazione ravvicinata e massiccia di vaccinazioni. Sulla base di questo progetto, di questo studio, il TAR Trieste dice del resto voi stessi sapete che c'è una certa correlazione tra i tumori e i vaccini, quindi io annullo questo vostro diniego e ordino di ripronunciarvi prendendo in considerazione direttamente la questione dei vaccini. Sono tanti, centinaia i militari che sono morti. Tanti. Le famiglie si sono rivolte direttamente a lei per procedere nei confronti del Ministero della Difesa. La verità e la giustizia per i tanti militari morti si avvicina, secondo lei? Diciamo che abbiamo fatto un passo avanti, perché pochi anni fa, in cui chi parlava di vaccini e non dell'urano impoverito era considerato un mistificatore, un mitomane. Grazie all'avvocato Giorgio Carta, alla prossima.